Buonasera a tutti. Chi ha seguito il mio video sulla presentazione del giornalino del fotografo al passato del mese di marzo ha visto che io ho parlato anche di una Zenit che dovevo comprare, che avevo comprato un'altra Zenit, oppure che dovevo comprare un'altra Zenit. E questo perché, diciamo che me l'ha ordinato il medico. Il medico mi ha detto: se lei vuole avere dei momenti di pura gioia e felicità e soddisfazione, che fanno bene all'animo e al corpo, evidentemente, compri, scusate, almeno una volta ogni 2 mesi una Zenit e vedrà che si sentirà molto meglio. Effettivamente, tutte le volte che ho comprato una Zenit, molto di più di aver comprato molti marchi più blasonati, ho avuto sempre una soddisfazione. E infatti sono pieno di Zenit, ciò vuol dire che sono pieno di soddisfazioni, evidentemente. Però era più di 2 mesi che non ne compravo una. E alla fine, seguendo il consiglio del medico, ho comprato un'altra Zenit. Questa qui, la Zenit 16. Attenzione però, questa Zenit 16, oltre a dare la soddisfazione dell'acquisto di una Zenit, è una Zenit molto ma molto diversa da tutte le altre Zenit, oppure dalle classiche Zenit che conosciamo. Le classiche Zenit gira e volta sono sempre le stesse. Tempi di scatto da un trentesimo di secondo a un cinquecentesimo. Tutte fatte in robusto metallo, sia lo chassis, sia la parte esterna, sia il corpo macchina, sincronizzazione del flash a un trentesimo di secondo. Insomma, volare, sono sempre la stessa macchina fotografica. Però gli ingegneri della KMZ un bel giorno decisero di fare una macchina decisamente diversa, la Zenit 16, che è il corpo, la copertura è di plastica e non è di metallo, ma anche la linea, come vedete, è molto diversa da tutte le altre Zenit e anche le caratteristiche sono diverse da tutte le altre Zenit. Di conseguenza, questa non c'ha i difetti di tutte le altre Zenit, ma c'ha i suoi difetti. Ovviamente non poteva cambiare questa cosa. Ma insomma, dalla Zenit te l'aspetti, no? O perlomeno te lo puoi aspettare le cose strane, e queste le cose strane, in realtà le ha fatte. Ora, come voi sapete, la migliore fonte di informazioni disponibile sulle fotocamere russo-sovietiche è Jean-Luc Prinzel e parla della Zenit, io ho l'edizione francese, e parla proprio della Zenit 16 e racconta un aneddoto molto interessante. Vediamo che dice, mi traduco direttamente dal francese. Può essere la prima Reflex unità al mondo con il corpo in plastica molata, dopo la Zenit 7. Che pure è molto iconica, la Zenit, gli ingegneri della KMZ si mostrano ancora una volta audaci e creativi in questa nuova Zenit dalle linee pure. Le caratteristiche annunciate sono, diciamo, buone. Per la Zenit 16 è un apparecchio unico. L'apparecchio è attraente, soprattutto per l'otturatore a scorrimento verticale, che però funziona molto male. Di questo fatto, un mio amico fotografo russo mi ha raccontato che alcuni moscoviti, piuttosto malcontenti di questo apparecchio, andarono a gettare contro le mura dei grandi magazzini Zenit le macchine fotografiche, le Zenit 16 che avevano comprato, per esprimere la loro legittima insoddisfazione. Un'informazione complementare afferma che KMZ avrebbe ritirato tutti gli apparecchi venduti per distruggerli. Dopo averli cambiati con gli altri reflex meno ambiziosi, cioè la Zenit UM, quindi vi dirò quella e ci date un'altra Zenit non a livello di questa qua. Quindi capite che la Zenit 16 è molto innovativa e bella, almeno per loro, ma è molto problematica. Talmente problematica che alcuni utenti moscoviti che comprarono la Zenit 16 pensarono bene di buttarla contro il muro dei magazzini Zenit. Figurate come stavano arrabbiati questi qua. E già, queste le hanno buttate contro le mura dei magazzini, cioè vuol dire che un certo numero di Zenit 16 sono state distrutte e un altro numero è stato ritirato dal mercato per essere distrutte e sostituito con un altro dato a quelli che l'avevano acquistato. E qua entriamo in un'altra questione relativa alla Zenit 16. I numeri di produzione delle Zenit normali, chiamiamoli così, se avete visto gli altri miei video, ne siete resi conto, sono assolutamente impressionanti. 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di apparecchi prodotti. Quelle
Questa qua, che è stata prodotta dal 1973 al 1977, pensate, è stata prodotta in 11.114 esemplari, dice Prinzetti. Solamente 11.000 e passa. Pensate, fra quelli che hanno buttato contro le mura, quelle ritirate dalla KMZ, in circolazione ce ne stanno veramente poche. Quindi la Zenit 16 è, secondo me, sì, più della Zenit 7, la macchina fotografica più iconica prodotta dalla Zenit, e ha effettivamente delle caratteristiche uniche e dei difetti unici, c'è poco da fare. Allora, il nostro bravo Prinzel ci ha raccontato gli aneddoti relativi alla Zenit 16. Ora vediamo un po' questa macchina, che veramente è particolare, veramente è particolare. Prima particolarità: i tempi di scatto. I tempi di scatto non vanno da un trentesimo di secondo a un cinquecentesimo di secondo, ma vanno da un quindicesimo di secondo a un millesimo di secondo, più la cosa B. È già questo, è già questo. Ma la loro posizione è particolare, perché la posizione sta qua. I tempi di scatto alla Zenit 16 stanno qui sopra e non dove si trovano normalmente con vitone là delle normali Zenit. Però, già questa è un'innovazione. Ma poi c'è un'altra cosa ancora più particolare, l'apertura del dorso. Quando mi è arrivata sta macchina sono stato un attimo e dice, ma come si apre questo dorso? Perché qui no. Sapevo che il dorso in realtà si apre al libro, si apre così, e non si apre nel solito modo, cioè il libro messo in orizzontale. E per aprirlo in realtà bisogna alzare questo e si apre il dorso. Questa è una pellicola di prova, non mi impressionate, perché ho dovuto fare le prove con questa macchina, vedete? E questa è una cosa indubbiamente molto, ma molto particolare. Ma c'è un'altra cosa da considerare per quanto riguarda la Zenit 16. Quindi già abbiamo questa apertura speciale che praticamente è al libro. Già c'è questo modo misterioso per aprire il dorso, che è davvero inusuale, diciamo la verità. Ma la cosa più particolare della Zenit 16 è l'otturatore. L'otturatore che non è metallico a scorrimento verticale, ma è a tendina a scorrimento verticale, vedete? E ancora più strano, forse se ne hanno bevuto troppa vodka i tecnici della KMZ, è il pulsante di scatto, che non sta qua, non sta qua e non sta nemmeno qua. Sta qua. Bellissimo. Se non è questa la più particolare delle Zenit, la più iconica delle Zenit, non so quale potrebbe essere. Insomma, un otturatore verticale a tendina. Questo otturatore mi ricorda un po' quelli delle Contax, le vere, insomma, la Contax 2 anteguerra, no? Quelle fatte in Giappone, che poi Yashikan che ha marchiato Contax. Mi ricorda un po' quel meccanismo. E qua si regolano i tempi di scatto. E il pulsante di scatto, pensate un po', sta qua. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia. Qua vabbè, sono dei promemoria per le luci e cose, compagnia bella, per la pellicola a colori evidentemente. Per il resto la misurazione è la classica stop down. Qua bisogna premere il pulsantino per attivare e chiudere il diaframma e leggere l'esposizione. Questo qua nel caso di diaframma automatico. E dentro c'è un esposimetro e funziona con tre pile che vanno qui sotto, che sono praticamente tre batterie al mercurio russe, che ognuna ha una potenza di 1,25 volts. Ciò vuol dire che si possono mettere le tre PIX 125 vecchio stampo, quelle al mercurio, oppure tentare di mettere normale 3PX 625. Io ci ho messo le 3PX 125 normali, quindi alcaline, non quelle là con l'adattatore, tutte queste cose qua. E l'esposimetro in realtà funziona. Come funziona l'esposimetro alla Zenit 19? E come funziona? Praticamente ci sono delle freccette in alcuni modelli, dei pallini e le altre frecce. Insomma, sono due palline, una che vi dice la sovraesposizione e l'altra che vi dice la sottoesposizione. Quando si spengono vuol dire che l'esposizione è corretta. In realtà non si spengono mai. Quindi trovare il momento che si spengono tutti e due, si accende l'uno, si accende l'altro. Diciamo fra i due si trova la cosa. Come l'esposizione? Io
non ho usato le pile del giusto voltaggio, ma non mi è sembrata sbagliata, in verità. Insomma, una macchina davvero, davvero particolare. Una Zenith unica, come dice Prinzell, c'è poco da dire in proposito. Qua l'attacco per il cavetto del flash, ovviamente c'è anche il contatto caldo. E qua c'è il contafotogrammi. Questo contafotogrammi, poi c'è un'altra particolarità, ho visto. Quando riavvolgete la pellicola, il contafotogrammi va indietro. E quindi voi sapete pure quando praticamente la pellicola si è sganciata. Bene, quindi niente, bella, bella, particolare. Funziona? Sì, funziona, scatta, l'esplosivo si accende, tutte queste belle cose. Però quando ho sviluppato i negativi ho trovato le cose così misteriose che non ho capito bene questa Z16 che diavolo di difetto c'ha. Perché l'otturatore è a scorrimento verticale, ma ho trovato delle linee verticali praticamente sulla pellicola. Cioè, se c'era un problema nell'otturatore dovevano manifestarsi così e invece sono manifestate da quest'altra parte. Boh! Poi ho trovato qualcosa che mi sembrava essere un'infiltrazione di luce. Allora cosa ho fatto? Ho ricoperto di nastro adesivo nero tutta questa parte del dorso dove poteva entrare la luce, quindi perfettamente attenuta di luce, ma le infiltrazioni di luce sono state lo stesso. Allora ho pensato, forse la tendina c'ha qualche buco, evidentemente. L'ho guardata tutto con la lampadina LED alta potenza e assolutamente no, le tendine sono assolutamente integre. Ma è una Zenith, che cosa volete aspettare da una Zenith? La Zenith vi fa uscire pazzi, magari a volte vi fa fare anche delle fotografie, ma con le normali Zenith più o meno poi ci riuscite, ma questa non è una Zenith normale, è una Zenith unica e quindi vi fa uscire pazzi in maniera assolutamente unica. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.